a tutti amici. Oggi farò un video diverso dal solito. Ho qua questo telefono cellulare Samsung A52 che è di mia moglie. Praticamente 2 anni fa ha cominciato ad avere dei problemi, ha cominciato a spegnersi e accendersi il monitor, e man mano avanzava il tempo è cominciato a peggiorare. Finché dopo si spegneva, non riuscivi più a accenderlo, ogni tanto tenendo premuti i pulsanti e forzandolo si accendeva, poi si spegneva, poi si accendeva. Allora l'ho portato in assistenza, questo circa 2 anni fa. L'assistenza mi ha detto sì, lo teniamo qua noi, vediamo cosa ha, guarda che lo formattiamo tutto, ok. E praticamente l'hanno formattato e poi hanno detto che avevano cambiato il diciamo il caricabatterie, la porta qua del caricabatterie. Io penso che abbiano cambiato tutta la scheda, perché questo connettore da saldare mi sembra un po' difficile, a meno che non abbiano macchinari per farlo, non lo so. La spesa di 80 euro, consegnato e tutto, rimesso tutti i programmi e tutte le cose, è durato all'incirca 1 anno e il problema è apparso di nuovo. Praticamente ancora portato in assistenza, stessa cosa, cambiato il connettore di ricarica e è andato bene fino a, diciamo, ad oggi, che è successo la stessa cosa. Allora, dato che il telefono, questo mi sembra che sia stato aperto, è la terza volta che viene aperto dall'assistenza, una volta per il display e 2 volte per quel problema lì. A questo punto, dato che l'ho visto che era già un po' semi aperto perché si scollava, ho voluto aprirlo io. Allora, ho voluto svitare questa parte, diciamo, di plastica, che non so cosa faccia, forse faccia, sembra che c'è dentro una cassettina, non lo so di preciso. E ho tolto questa parte di plastica, ho tolto le viti e ho visto il connettore, questo, che era mezzo staccato. Infatti, se vedete quel connettore qua, non è proprio stabile, diciamo, è agganciato ma si muove facendo, premendo destra e sinistra, si muove, a differenza di questo che è molto più stabile. Allora, io appena l'ho riattaccato, il cellulare si è acceso subito, ho visto subito che era più fluido, nel far scorrere, diciamo, le icone, e si è messo a funzionare subito senza nessun problema. L'ho lasciato acceso un bel po', adesso vi faccio vedere accenderlo. Anche perché quando lo riaccendevo con quel problema, anche le volte che si accendeva era molto lento, diciamo, nello scorrere ogni tanto si impiantava e restava lì fermo, frizzato, e poi non si spegneva. Adesso io l'ho acceso, aspettiamo un attimo. Io penso che il problema sia proprio quel connettore lì. E poi vi faccio vedere cosa voglio fare per mettere fine a quel... Allora, digitiamo la password. Ok, l'avvio del telefono e vedete come scorre bene. Apriamo qualsiasi applicazione e scorre bene di qua di là, mentre prima era molto rallentato e dopo un po' si frizzava e si spegneva. Diciamo che prima ha dato degli avvisi spegnendo il display 2 o 3 volte. È successo questo all'inizio a mia moglie. Mi si è spento, poi magicamente si è riacceso, e fino a peggiorare, a rallentare, a spegnersi e riaccendersi. Allora, si spegneva da solo, per riaccenderlo dovevi tenere premuto il tasto start e il volume basso, che è come un reset, diciamo. Solo così lo accendevi. Però si accendeva e andava per un po', poi si spegneva. Adesso l'ho già tenuto un bel po'
sotto prova e sembra funzionare bene. Allora a me mi è venuto il dubbio che probabilmente quel connettore qua non si innesta bene, probabilmente è un difetto di questo telefono qua, del Samsung A52, e volevo fare una modifica. Adesso lo spengo un attimo. Allora, spengo, spegni, spegni. Ok, lo spengo e volevo fare una modifica. Allora, prenderò un pezzo di questo nastro, che è un nastro autoagglomerante. Uno spessore proprio diciamo, minimo e lo volevo mettere qua e poi rimettere il suo coperchio. Adesso lo ritaglio bene perché è un po' lungo. Adesso con lunghezza ancora un po'. Ok, vedete che ci sta dentro bene. Questo connettore è un po' più sollevato. Allora io, siccome che questo è nastro autoagglomerante, di quello che bisogna tirarlo e poi serve per isolare i cavi nei pozzetti, fa in modo da fare uno spessore un po' più sottile. Adesso lo taglio e ne metto un pezzetto anche sull'altro per sicurezza. Ora, questo come spessore è molto più fine, si fa un po' fatica a tagliarlo perché è molto gommoso, però non è autoadesivo, quindi lo potete togliere tranquillamente. Se funziona, io lo lascio lì. Vediamo, forse ancora un po' troppo grande. Vado a tagliare ancora un po'. Vabbè, così ci può stare, anche se non è fatto bene, lo possiamo mettere sopra, tanto è più fine. Ok, taglio via il pezzettino qua che si è girato. Ok, allora questo lo lasciamo qua, questo lo mettiamo sopra qua e io vado a riavvitare il mio. Vado a rimettere la sua plastica. Sì, questo qua mi sembra che è proprio la cassa perché c'è i due contatti qua. E poi si vede un piezo elettrico, una cassa piezoelettrica, penso. Allora, lo chiudiamo. Infatti qua abbiamo le viti solo qua e non andrà mai a schiacciare bene. Però già così cambia perché c'è lo spessore sotto. Dopo ci sarà la copertura. Quindi, con questa modifica voglio proprio vedere se succede ancora questa cosa tra un anno o meno. Perché a questo punto lo compro anche nuovo il telefono. Ora devo trovare la punta giusta. Ok, questa è la punta giusta. Per toglierlo è abbastanza semplice, basta svitare queste viti. Poi lo riaccenderò ancora per fare un'ulteriore prova, perché non si sa mai, a muovere e rimuovere.
altre due viti. L'ultima vite è sempre la più difficoltosa, non so perché. Vediamo se abbiamo tirato tutte bene le viti. Diciamo che io al momento volevo staccare la batteria e se non andava ancora volevo ripristinare i dati di fabbrica per vedere. Ma come ho visto il connettore lì mezzo staccato, l'ho attaccato subito e ho voluto fare la prova a riaccenderlo. Adesso lo riaccendiamo ancora e vediamo se fa ancora qualche scherzo. Si capisce subito perché comincia a rallentare. Quando scorre comincia a rallentare, dopo un po' si ferma e si spegne. Quando è fermo il display che non riesce più a fare niente, dopo 10 secondi si spegne. Aspettiamo ancora un attimino, ok, tocca qua. Impronta digitale non ce l'ho. Ok. Scorriamo, scorriamo, apriamo qualcosa, no, Play Store non si può aprire, non si può aprire quasi niente, apriamo le impostazioni. Andiamo a guardare qualcosa. Applicazioni. Applicazioni installate. Ok, WhatsApp arrivano. Perché arrivano? Boh. Non c'è né rete né niente, non c'è dentro neanche la SIM. Non so come ha fatto arrivare. Forse era stato in memoria. Ah no, disconnesso da WhatsApp, è arrivato un messaggio. Va bene. Quindi, vedete come scorre bene i programmi. Apriamo qualcosa, apriamo questo. Ok. Apriamo questo, ok. Apriamo questo, ok. Sembra essere ritornato normale. Io pensavo che avesse preso caldo qualcosa. Sicuramente con quel caldo qua, la colla che è stata messa, ha influito un po' il fatto che si è aperto il. E si è aperto, diciamo, la protezione dietro, la copertura dietro. Questo, diciamo, è come era incollato. Io adesso non so come si incolla. Andrò da un mio amico a farmelo incollare, che lui ha la colla quella per incollare i telefoni, i supporti dei telefoni. E poi vedrò se funziona. Se il video vi è stato utile, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.